Ringrazio Don Graziano e gli domando scusa perché questa notte gli ho fatto prendere quasi un colpo, perché è capitato che c'era la messa alle 24 e io alle 9 avevo finito di mangiucchiare qualcosa, ho detto aspetta che mi metto in una poltrona e aspetto, metto una sveglia, se non che invece di metterla alle 22.50, quello che dovevo andare anche dagli ucraini a fare gli auguri di Pasqua, di Natale, l'ho messa alle 10.50 del giorno, quindi non ha suonato. Per cui a un certo punto sento bussare, toc, 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 mamma mia, ho detto qua, ed era Don Graziano che aveva fatto venire da Cordignano la direttrice. Era preoccupato che avesse preso un colpo, come era immaginabile. Devo ringraziare anche Don Mirko che mi ha supplito e celebrato la messa di mezzanotte. E quindi ho fatto... Non merita proprio un applauso, ma cosa volete? Sono cose che capitano. Visto che il Signore non ha avuto orrore del grembo dell'utero di una vergine, dobbiamo avere orrore anche dei nostri sonni e delle nostre debolezze. Vabbè, scusate, chiudiamo la parentesi simpatica che ecco, vi ho raccontato.